La volta scorsa Gesù si presentava come la porta delle pecore, no? In questo brano Gesù dice: Io sono il buon pastore. Gesù è l'unico Signore più che mai autorizzato a presentarsi con il nome stesso di Dio, che è Io sono. Quando Mosè aveva chiesto a Dio che gli parlava dal rovetto ardente di rivelargli il suo nome, Dio gli aveva risposto: Io sono, che è Yahweh, poi in ebraico, nome ineffabile, nome indicibile. E Gesù, il Cristo vivente, si rivela come Io sono, lo stesso nome di Dio. E dirà: Io sono il pane della vita, io sono la luce del mondo, io sono la porta delle pecore, io sono la risurrezione e la vita, io sono la via, la verità e la vita, io sono la vite. Nel nostro brano, dopo essersi presentato come la porta dell'ovile, Gesù dichiara nel brano che abbiamo appena ascoltato due volte: Io sono il buon pastore. Che poi, tra l'altro, ve lo dicevo già la volta scorsa, il kalos vuol dire sia buono che bello. Io sono il pastore buono e bello. Riassumendo in sé l'immagine di tutti i pastori donati da Dio al suo popolo, pensate Mosè, pensate Davide, pensate i profeti, ma anche l'immagine di Dio stesso, perché nel Salmo 80 Dio viene chiamato il pastore di Israele. Ora, il buon pastore è l'opposto del mercenario, che fa questo pensiero, questo mestiere solo perché è pagato, che guarda alla ricompensa per il lavoro, ma in verità non ama le pecore. Queste non gli appartengono, non sono le destinatarie del suo amore e per lui non contano niente. Lo dimostra il fatto che quando arriva il lupo, dice il discorso di Gesù, egli abbandona le pecore e fugge via. Cioè vuole salvare se stesso, non le pecore a lui affidate. Al contrario, Gesù, il buon pastore, ha un amore infinito per le sue pecore, il che provoca addirittura il suo esporre la vita per la loro salvezza. Non solo egli spende la vita stando in mezzo alle pecore, guidando il gregge, dice Papa Francesco, prendendo il profumo, l'odore del gregge. Lo conduce in pascoli dove sia possibile sfamarsi, ma può anche accadere che la minaccia per la vita del gregge diventi minaccia per la vita stessa del pastore. È questo il momento nel quale il buon pastore si rivela, quando per il amore del suo gregge egli è disposto a dare anche la sua vita. Gesù proclama a se stesso l'unico pastore del gregge. Colui che era stato annunciato dal profeta Ezechiele, cantato dai salmisti, trova in Gesù la sua realizzazione. Per questo l'Evangelista non applica a nessun altro Giovanni, no, solo a Gesù, dice che è il pastore, il buon pastore. Nella lettera agli Ebrei Gesù è chiamato anche il pastore grande delle pecore. Cioè Gesù è l'unico pastore che supera in grandezza tutti quanti, perfino Davide e Mosè, l'unico che nell'Antico Testamento Mosè era stato definito pastore delle pecore. Ma ripercorriamo un po' alcuni passaggi del testo. Gesù dice: Il pastore, quello buono, offre la sua vita per le pecore. Rivendicando d'essere il pastore, Gesù ne arricchisce la figura. Non si limita, come dicevo prima, a proteggere
e avere grande cura del suo gregge, ma arriva al punto di dare la sua vita per le pecore, di dare la sua vita per noi. Nel brano, compresi i due versetti dopo di questo, per quattro volte, qui viene fuori due volte, dice di dare la vita. E sottolinea che questo è l'aspetto fondamentale. Della figura del pastore Gesù elimina ogni traccia di dominio. Lui è il vero pastore, perché il dono generoso della sua vita non nasce da un pericolo per le pecore che arriva, ma donare la vita è una caratteristica della sua esistenza. Perché il dare la vita non è un incidente di percorso, quello di Gesù, ma parte del suo essere pastore del gregge. La morte del pastore sarà la vita per le pecore. Pensate, la carne dell'agnello immolato è anche per noi l'alimento che ci permette di liberarci dal peccato e dalla morte. La capacità di Gesù di dare la vita per i suoi e anche per noi manifesta l'amore del Padre. E tenete presente, dice San Giovanni, da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi. Però c'è un passaggio anche che poi ha a che fare con la nostra realtà di credenti, perché nella prima lettera Giovanni dice: egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Immagine del buon pastore che dà la vita, e questo però è l'impegno anche nostro di dare la vita per i fratelli. E questo brano sottolinea, no, che il mercenario non è un pastore. Scappa via quando vede il lupo. Gesù ha già messo in guardia il gregge, cioè anche noi, dai ladri e dai briganti, e contrappone la figura del buon pastore a quella del mercenario. Il lupo rappresenta una minaccia per entrambi, ma il pastore buono, al quale l'incolumità delle pecore sta più a cuore della sua vita, e il cui compito è quello di riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi, se pensiamo a Gesù all'approssimarsi della sua passione, non lascerà le pecore, darà la vita per esse sulla croce. Mentre il mercenario, per il quale la propria salvezza viene prima di quella del gregge, all'avvicinarsi del pericolo abbandona le pecore e basta. Guardate, Gesù dirà al Padre: non vi lascerò orfani, e questo ripete anche lui: non ci lascia orfani, perché è sempre disposto a dare la vita per il suo gregge. L'ha data, ma noi siamo qui davanti all'Eucarestia, che è il segno di quanto Gesù continui a dare anche la sua vita per noi, perché ogni celebrazione dell'Eucarestia non è solo il memoriale dell'ultima cena, ma è anche il rivivere la passione, morte e resurrezione del Signore. Il mercenario, sapete, non è un cattivo pastore, perché non è neanche pastore, Non ha neanche questo ruolo, e Gesù lo accomuna ai ladri e ai briganti, a tutti coloro che cercano il proprio tornaconto. La caratteristica del mercenario è quello di svolgere un'attività esclusivamente per il proprio interesse e il proprio vantaggio. Di Gesù non gli importa delle pecore, perché dice, lo disse, usa un'altra volta, sapete, questa immagine che non gli importa delle pecore. In un'altra parte del Vangelo,
quando siamo al momento dell'ultima cena e pensano che Giuda vada fuori a portare soldi per i poveri. Ma Giovanni dirà: non gli importa dei poveri perché era un ladro. Allora il mercenario è un ladro, come Giuda. E capite bene, con il buon pastore e le pecore noi facciamo l'esperienza di essere amate, perché il buon pastore dà la sua vita. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E guardate che di tutto questo dobbiamo ringraziare il Signore, perché è questo il nostro pastore. E guardate, ci mette in avviso. Perché non è che oggi non ci siano mercenari, ladri e briganti? Quante volte troviamo persone che vogliono illuderci di aver loro la salvezza che non è in Gesù Cristo? Quante volte ci sono persone che pensano di dire: ecco, noi salviamo il mondo e forse anche di più? No, mercenari, perché non danno la vita per gli altri, mandano gli altri a dare la vita per loro, eh? Attenzione, perché se avessimo imparato da nostro Signore, tanti potenti della terra darebbero loro la vita, ma questi potenti della terra, per stare al loro posto, fanno morire gli altri. Mercenari, ladri e briganti. E Gesù dice ancora: sono il pastore, quello buono, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Allora, l'Evangelista Giovanni ricorre a un verbo greco, conoscere, che nel linguaggio biblico indica un rapporto intimo. Cioè, quasi a dire, ecco, Gesù ha un rapporto intimo con ciascuno di noi. Non è che conosce solo il nome, ma un rapporto profondo, intimo, assoluto con noi altri, eh? Ha una relazione simile a quella che lui ha con il Padre. Ci vuol bene perché ci conosce. E quindi, no, è una relazione intima con il Signore che lui ha. Dovremmo anche noi costruire questo rapporto intimo con il Signore, che è fondamentale per camminare nella nostra fede. E dice ancora: ho altre pecore che non sono di questo ovile. Gesù ha uno sguardo universale, lo abbiamo sentito anche nel brano che abbiamo letto dal Magistero, la Lumen Gentium, no? Tutti gli uomini sono chiamati a formare il popolo di Dio. E Gesù dice: ho altre pecore che non sono di questo ovile. Ha questo sguardo universale, che va ben al di là del recinto del giudaismo, che va ben al di là di ogni istituzione. E dovremmo ricordarcelo anche noi cristiani, che ci sono pecore che non sono di questo ovile, per le quali Gesù ha pregato, si è impegnato e ci chiede di dare il nostro contributo perché queste pecore arrivino anche loro all'ovile del Signore. C'è anche queste io devo condurre. Dice: ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Allora, vedete, c'è questa passione di Gesù Cristo che dovremmo fare anche nostra, no? Di tutte queste pecore che non sono dell'ovile, perché dovrebbero arrivare all'ovile del Signore a sperimentare la salvezza, a sperimentare questo rapporto intimo con Gesù Cristo, che è la fonte anche della nostra gioia. Sapete, a questo riguardo ho preso un brano di Papa Francesco, no? E quindi lo leggo. Dice Papa Francesco sul fatto di un solo gregge e un solo pastore. Si racconta così: c'è un cardinale emerito che abita qui in Vaticano, un bravo pastore, e lui diceva ai suoi fedeli: la Chiesa è come un fiume, sai. Alcuni sono più da questa parte, alcuni dall'altra parte, ma l'importante è che tutti siano dentro al fiume.
Questa è l'unità della Chiesa, nessuno fuori, tutti dentro. Poi con le peculiarità, questo non divide, non è ideologia, ma perché la Chiesa ha questa ampiezza di fiume? E perché il Signore vuole così? Il Signore dice nel Vangelo: io ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Il Signore ci dice: ho delle pecore dappertutto e io sono pastore di tutti. Questo tutti in Gesù è molto importante. Gesù dice: io sono pastore di tutti, io sono pastore di tutti. Io ho altre pecore che non provengono da questo recinto. È la preghiera per l'unità di tutti gli uomini, perché tutti, uomini e donne, tutti abbiano un unico pastore, Gesù. Cerchiamo di sentire anche noi un po' questa passione di Gesù, no? Che voleva e vuole raccogliere tutti gli uomini nella sua gregge. Finisco con la citazione, vedete? Sulla tomba di un cristiano della fine del secondo secolo, siamo intorno al 180 d.C., che si chiamava Abercio, si legge questa iscrizione: sono il discepolo di un pastore santo che ha occhi grandi, il suo sguardo raggiunge tutti. Gesù è il pastore santo, buono e bello, con occhi grandi che raggiungono tutti. Questi occhi grandi stasera raggiungono anche noi qui, per farci avere questo rapporto intimo con Lui. E ricordiamoci che da quegli occhi grandi di Gesù noi ci sentiamo protetti e ci sentiamo anche guidati.